Cari amici radioascoltatori e telespettatori, un saluto da Gianni Lepre per Gianni Lepre Incontra. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, un ospite che tra le altre cose è il promotore di tanti premi importanti che danno lustro alla nostra città, non solo, ma danno anche lustro ai premiati. Perché tra le altre cose devo dire, forse degnamente, l'anno scorso ci sono stato anch'io tra i premiati, che Dino Gautiero. Dino, grazie per aver accettato il mio invito. È sempre un piacere e un onore essere tuo ospite, Gianni. Quindi, ecco, dicevo, Dino è un promotore di premi. E sia, poi ce ne parlerà lui naturalmente, sia dal punto di vista sportivo, quindi lui sono anni che premia gli sportivi anche a livello nazionale ed internazionale, poi ce ne parlerà lui, e soprattutto c'è anche poi il premio Scugnizzo d'oro, si È chiama sempre per Scugnizzo. sempre Scugnizzo, che naturalmente premia tutte le eccellenze della nostra città. Ecco, Dino, vorrei che tu ci parlassi un po' di queste tue iniziative. Ovviamente, per quanto concerne il passato, ci dirai chi sono, ci spiegherai i due premi, ci dirai, ecco, le persone importanti che veramente tu hai premiato e soprattutto quello che hai in programma per il futuro. Futuro, certo. Allora, il premio per sempre Scugnizzo nasce nel 2015 con l'intento di premiare e di valorizzare quindi le persone che hanno dato lustro alla nostra terra. E abbiamo premiato chiaramente personaggi dello sport, dello spettacolo, della politica, della medicina, della scienza in generale, e dell'ordine, perché abbiamo Degnamente premiato qualcuno dell'economia. sì, mi sembra un certo Gianni Lepre. Abbiamo premiato anche personaggi dell'arma, che chiaramente ci hanno dato, sicuramente ci danno la possibilità di vivere L'anno scorso tranquilli. ricordo il questore di Napoli, L'anno scorso abbiamo agricola. premiato sì la questura e ha ritirato il questore Maurizio Agricola. Due anni fa abbiamo premiato come istituzione l'Annunziatella, quindi l'Accademia dell'Annunziatella. È un'eccellenza del nostro È territorio, un'eccellenza ovviamente. del nostro territorio, ma è un'eccellenza a livello nazionale e magari direi anche a livello internazionale. E chiaramente in quel caso lì, siccome noi vogliamo premiare soprattutto i giovani e quelli che possono dare ancora di più per per il nostro paese, non abbiamo dato il premio al comandante dell'Annunziatella, ma abbiamo dato il premio al miglior allievo dell'anno. Questo è ancora più bello perché, ecco, premia un giovane e noi dobbiamo fare in modo che i giovani vadano Prendano avanti, che fiducia i in loro giovani stessi. devono acquisire fiducia e naturalmente questo spetta a noi grandi. Sì, a noi Grandi di età, diversamente, grandi di età. giovani. Poi abbiamo premiato istituzioni come la senatrice Casellati quando era presidente del Senato. Abbiamo premiato, ripeto, magistrati e un po' quindi tutte le persone che hanno dato lustro e continuano a dare lustro al Questo però nostro per paese. quanto riguarda il Il premio premio Scugnizzo. per sempre Scugnizzo, Scugnizzo. perfetto. Invece per quanto Guarda, riguarda lo lo sport ci sport, siamo come si dedicati. chiama il premio, Il scusa? premio, noi siamo napoletani, ma siamo Napoli al centro del mondo, non per essere particolarmente, come dire, per volerci vantare in modo eccessivo, ma noi abbiamo avuto il calciatore e quindi il premio si chiama Per sempre con Diego. È nato l'anno successivo alla sua morte e quindi Quindi quest'anno sarà il da quarto pochi anni, anno, quindi è sì, il quarto anno. quest'anno sarà il quarto anno
E chiaramente abbiamo premiato un po' tutti i suoi ex compagni di squadra, partendo da L'ex capitano Bruscolotti, Bruscolotti, naturalmente. Giordano, De Napoli, lo stesso Ferlaino, che non ha giocato, però è stato molto Vabbè, è stata l'artefice dei importante due per... scudetti, Sicuramente. naturalmente. Abbiamo premiato Salvatore Carmando, che è Il stato il massaggiatore, lo massaggiatore. storico massaggiatore del Napoli, che tra le altre cose Maradona se lo portò anche con la Ai mondiali, nazionale certo. argentina ai mondiali. E quindi Zola, quindi un po' tutti. Poi abbiamo premiato l'anno scorso, abbiamo allargato un po' il premio, che tra l'altro si è svolto sulla meravigliosa World Europa di MSC Crociere, e abbiamo premiato tanti giornalisti perché loro hanno raccontato la storia dello sport, del calcio e E quindi tra anche di questi chi Maradona. avete premiato? Tra questi abbiamo premiato Daniel Arcucci, che è il biografo ufficiale di Diego Maradona, abbiamo premiato Daniel Martinez, che ha raccontato, che era l'allievo di Hugo Morales, e quindi ha ripetuto la cronaca del gol fatto All'Inghilterra, all'Inghilterra la dopo famosa aver mano di scartato. Dios. Non quello successivo, quando ha scartato praticamente tutti gli inglesi e ha segnato. Quindi quello è stato il gol, penso che sia il gol Più bello mai visto nella del... storia del Sì, calcio. sicuramente. Poi abbiamo premiato la persona che ci ha dato una mano veramente immensa nel preparare il premio, che è Francesco Marolda. Abbiamo premiato tanti altri giornalisti, Gianfranco Coppola. Abbiamo premiato Sergio Siano, ovviamente come fotoreporter, abbiamo premiato Francesca De Lucia, Francesco De Luca, quindi un po' Ma tutti. tutto questo ovviamente riguarda il passato. Adesso parliamo di quello che Ci sarà il aspetta da qui a futuro. breve. Ecco. Da qui a breve, il 21 di ottobre, saremo nuovamente su MSC, sempre sulla World Europa. E 21 andremo ottobre di lunedì, mi pare. esattamente, sempre di lunedì, e premieremo per la loro lungimiranza e la loro capacità di raccontare la storia dello sport il presidente del CONI, quindi Giovanni Malagò. Premieremo Marino Bartoletti, che è uno dei decani del È giornalismo. uno dei storici del giornalismo sportivo, Sicuramente. famoso non solo in Italia, ma direi in Sì, gran parte di Europa e del è mondo. uno dei tre giornalisti presenti al matrimonio con Claudia in Argentina. Ovviamente premieremo anche un calciatore. Dobbiamo dire tra le altre cose che come racconta lui, come scrive lui, come parla lui, ce ne sono ancora pochi. Pochi, molto Anche pochi, oggi. sì. Dicevo, ci sarà anche un calciatore. E sentite bene, in realtà è un calciatore che non ha mai giocato nel Napoli, però ha giocato tante volte contro Maradona, ed è Fulvio Collovati, il quale a nostro avviso merita il premio perché appunto Beh, ha diciamo che poi, raccontato. tra le altre cose, Fulvio Collovati è mezzo napoletano, perché la C'ha la moglie, moglie sì, è Caterina, che è napoletana e lui napoletana, viene certo. spesso in mezzo a noi. Sì. E quindi poi ci sarà Luigi Busato, praticamente è un karateka e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021-2020, fatte nel 2022. Ci sarà Maurice Perez, che è un pallanuotista, è campione del mondo di pallanuoto, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra di pallanuoto, quindi un po' In quel di contesto abbiamo detto si farà sulla nave, una nave crociera MSC, la MSC, World quindi Europa, la medaglia, sì. sicuramente è un contesto bellissimo. Sulla nave ammiraglia, mi dici, quindi in un contesto ancora più bello. Ci saranno i premiati, ma ci saranno anche i premiandi, o chi darà il Sicuramente ci premio? saranno i premianti e noi, ti dico la verità, avevamo pensato che uno dei premianti potevi essere tu.
Quindi adesso sei stato investito ufficialmente, Se non puoi me lo dire dici, naturalmente non dico di no, ma dirò di più, mi sento onorato ovviamente di questo tuo invito e tra le altre cose vi posso dire che è una cosa inaspettata, me l'ha detto adesso in diretta, è stata una carambata, tanto per intenderci. e ogni tanto ci vuole anche perché bisogna fare in modo tale che chi merita non deve aspettarselo, ma deve essere però, tra virgolette, premiato. Spero che per te sia una cosa piacevole venire a premiare un personaggio del genere. E Sicuramente. ti dirò di più, ci saranno anche le due figlie del matrimonio con Claudia, quindi Gianina e Dalma Maradona. Quindi ci saranno anche le figlie a ricevere il premio, le figlie di Maradona. Questo Sì, di Diego Maradona. ovviamente darà ancora più lustro, che tra le altre cose abbiamo detto, il premio si chiama Diego per Per sempre. sempre con Diego. Ah, per sempre con Diego, imparerò prima o poi. Invece poi veniamo all'altro premio, L'altro premio praticamente. normalmente è quello il per sempre squignizzo, come ti dicevo. Normalmente lo facciamo a dicembre e lo facciamo in una sede istituzionale che è la sede del Maschi Angioino, dove lì abbiamo premiato, come ti dicevo prima, tantissime persone. Abbiamo premiato ad esempio il procuratore capo di Parma, che all'epoca era un sostituto procuratore qui a Napoli, ovvero sia il dottor Alfonso Davino. Abbiamo premiato il colonnello provinciale dei carabinieri Antonio Forte, abbiamo premiato il dottor Claudio Sant'Angelo, che è primario di ostetricia del Cardarelli, l'ospedale Cardarelli. Quindi abbiamo premiato un po' di persone, abbiamo premiato anche un certo Gianni Lepe, il Lo hai detto giovanotto che già si prima, paga non strada. ti ripetere, lo hai detto già prima. A questo punto devo dire, mi faccio promotore, ti segnalerò io un paio di eccellenze nostrane che dal mio punto di vista, ma sicuramente ci sarà il tuo assenso, meritano comunque di ottenere il tuo, devo dire, prestigioso premio. Quindi Io ti ringrazio del lavoreremo di consiglio. concerto, dove posso ti darò una mano. Tra le altre cose, ce lo siamo detti prima microfoni spenti, in effetti cercheremo di ottenere, e ti darò in questo senso il mio supporto, il patrocinio morale del Ministero della Cultura, perché un premio così come lo hai concepito tu, certamente non sono io a decidere, però certamente dal mio punto di vista merita il patrocinio morale del Ministero della Cultura. A me per te solo morale, perché il renare non ce ne sta, da tanto per intenderci, però su Non... questo ti possiamo Ma noi supportare. confidiamo nella tua immensa generosità. Grazie Per quanto concerne il premio morale, abbiamo detto. premio che noi consegniamo è comunque una scultura di Domenico Sepe, che è uno scultore. L'ho già ricevuta pure io. A questo punto facciamo un'altra carambata. Ecco, io ce l'ho alle mie spalle, quindi ve la faccio vedere. È una scultura molto bella e devo dire è tra i premi che io ho ricevuto, ho dato comunque visibilità, perché è un premio veramente di prestigio, è un premio anche, devo dire, dal punto di vista artistico molto molto bello. Però ecco, io con te volevo parlare anche di altre cose. Tu comunque sei un cultore di Napoli, sei un appassionato della nostra città. Ecco, volevo sapere dal tuo punto di vista come Napoli sta vivendo questa stagione, che dobbiamo dire tutto sommato è positiva,
perché ovviamente sono tanti turisti che vengono a Napoli e naturalmente di questa cosa ne beneficiamo un po' tutti quanti noi dal punto di vista economico. Certo, ma Gianni, il problema è questo: è normale che se ci sono i turisti c'è obbligatoriamente anche uno scambio commerciale e c'è anche uno scambio culturale. Per cui nel momento in cui il classico cittadino si incontra con il turista che vede la vita in modo diverso, automaticamente ci sta una sorta di fusione, ci sta un incontro-scontro, per cui ottieni un miglioramento e una crescita per entrambi. E questo sicuramente in questo momento a Napoli, dove c'è tantissimo turismo, per fortuna, è un lato molto molto positivo. Chiaramente questo ti porta ad avere una crescita, oltre che culturale, anche una crescita economica, perché il turista quando viene comunque spende e quindi tu con le attività ricettive puoi tranquillamente... Ecco, ma secondo te cosa c'è da migliorare? Guarda, secondo me ci sarebbe da migliorare sostanzialmente solo... un po' dovrebbe essere un po' curata di più la città e bisognerebbe fare in modo tale che il cittadino abbia maggiore coscienza che se tratta bene il turista è un patrimonio per noi, sì. E deve essere giustamente trattato bene sotto tutti i punti di vista. Gli aspetti, sotto tutti, sì. I punti di vista, cortesia, educazione, sicurezza. Ecco, io sulla sicurezza metterei un accento particolare. Il turista deve essere intoccabile perché è un patrimonio per tutti quanti noi, ma è un patrimonio che può riguardare anche chi, tra virgolette, fa un certo lavoro, perché se miglioriamo tutti, probabilmente chi fa un certo lavoro migliora comunque. No, diciamo migliora nel suo lavoro. Ecco, potrebbe approfittare per cambiare lavoro. Sì, potrebbe migliorare in questo senso qua, potrebbe non avere più bisogno della sua vecchia attività e fare un'attività più normale, più accettata da tutti, mettiamola così. Benissimo. Quindi in effetti, ecco, siamo d'accordo sul fatto che il turista è un patrimonio da preservare. Sì. Del resto poi noi abbiamo da offrire loro, al di là di tante cose che comunque bisogna migliorare, del resto tutto è migliorabile, anche quello che già diciamo ha raggiunto determinati livelli, però ecco, io faccio il raffronto anche con altre città ancora oggi più visitate di Napoli. Io ogni tanto giro, anche se non amo girare, però posso dire che quello che offre Napoli come bellezza naturale, patrimonio artistico, il cibo come mangiamo qua a Napoli non si mangia da in nessun'altra parte d'Italia, e soprattutto parliamo di cibo di qualità e rapporto qualità-prezzo è eccellente. Noi vediamo cosa succede negli altri posti. Sì, sicuramente Napoli ha la possibilità di offrire tutto al turista, dalla bellezza naturale alla bellezza dei musei, degli scavi di Pompei, di tutta quella che è la storia, e soprattutto può offrire anche abbiamo a questo proposito abbiamo visto nei giorni scorsi la puntata su Pompei di Angela, quindi dobbiamo dire, ecco, queste sono le cose, ma non esiste solo Pompei è una parte di quello che artisticamente offre Napoli, offre la Campania, e quindi siamo in grado di offrire ai nostri visitatori. Sicuramente, sicuramente, che abbiamo delle bellezze che sono realmente uniche.
Abbiamo un patrimonio artistico. Però non ce ne siamo accorti, tu eri riluttante, non volevi fare l'intervista, è durata oltre 20 minuti, Tempo stabilito. quindi praticamente noi dobbiamo chiudere. Io ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Naturalmente Grazie a te. accetto il tuo invito ad esserti vicino nelle tue iniziative. Ringrazio naturalmente tutti voi per aver avuto la pazienza di seguirci. Sopportarci.